Ciao a tutti amici, oggi siamo tornati qua a provare il digitale, sto con un amico che pure lui è da un po' che è passato al digitale. Oggi proviamo le unità Caddx con i nuovi Google 2, perché in realtà alcune cam della Caddx Vista sono a 1080p e quindi volevo provare a vedere se riuscivano comunque a trasmettere il segnale a 1080 o se comunque il segnale viene riproporzionato a 720. Ragazzi, non è facile capirlo se comunque il video è 1080, perché il file sì è a 1080 perché gli occhiali registrano a 1080, però forse nella trasmissione c'è compressione. Però comunque non ho avuto laggate, non ho avuto cali di frame, è molto fluido. Dei primi test che sto facendo e per me DJI è una novità, quindi sicuramente migliorare le impostazioni della videocamera che l'ho lasciata stock. Datemi consigli, voi magari le conoscete meglio e consigliatemi secondo voi qual è il migliore cam per una Caddx Vista. Tra la Reunit O3 e le vecchie unità, ma devo dire che la fluidità è la stessa, quindi non ho visto una diversità nei frame. Comunque queste videocamere hanno 120 fps, quindi si comportano molto bene, e non avendo cali di frame anche a distanza, devo dire che mi ha stupito. In questo momento mi trovo che il segnale di Express LRS e incomincia ad avvicinarsi al 130, quindi alla fine del segnale, ma insomma il video è solido. Thank you.
come mi ha chiesto qualcuno nei commenti, oggi testiamo anche Rocksteady, così facciamo una prova con e senza Rocksteady e vediamo un po' come si comporta, perché ci sono stati problemi, le persone hanno trovato vibrazioni che nel video di VR non ci sono, di VR degli occhiali. Anch'io ho avuto gli stessi problemi a quanto pare, ma questo appunto perché ho fatto la build di corsa. Chiaro, quando ho fatto la build non ho pensato al fatto appunto che avrebbe dovuto raccogliere poi l'air unit, i dati del giroscopio interno, e quindi l'ho fissata in maniera molto rigida sul telaio, sulla coda del telaio, e quindi si è beccata tutte le vibrazioni. Quindi adesso dovrò provare a fare una soft mount e provare a rimettere Rocksteady, così è veramente una schifezza. Guardando in alto movimenti che fa il telaio, che comunque la correzione non è che sia diciamo un grande movimento di lente, ma è completamente sbagliata, e è sbagliata perché appunto raccoglie tutte le vibrazioni che provengono dall'aria, provengono dall'antenna che un pochettino comunque si muove, che sta legata alla parte posteriore dove appunto io ho fissato l'air unit. È una cosa che ottimizzata è sicuramente molto utile, perché appunto ci permette di fare poi delle riprese stabili, se vogliamo appunto invece di fare freestyle, fare un giro cinematico o un chasing fatto a modo. Quindi proveremo a sistemare questa cosa. E adesso non resta che provare Giroflow, quindi passare il file su Giroflow e vedere se si può sfruttare qualcosa di quello che il giroscopio dell'unità aerea ha raccolto. Anzi, mi raccomando, se dovesse accadere che arriva un elicottero o un mezzo comunque aereo, mi raccomando, siete costretti a dare la precedenza, rispettate le regole. Minchia, guarda dove aziona la tirau. Per la serie, questo qua mi sa che è DJI, perché vedo che va a long range. Bella a tutti, noi siamo venuti a volare, però c'hanno priorità loro, quindi volano loro. Cioè, te fai 20 km da Roma, per uscire fuori dai radar, per uscire fuori dai problemi, dalle zone, dalle cose, e loro invadano la zona tua. Oh, guarda, gli è stato un po' di amici gli è stato davanti. Stai Novering. Questa è la manovra più difficile da fare con l'elicottero comunque, eh? A bassa quota l'overing. L'overing a bassa quota? Perché sì, perché a bassa quota è tutto più difficile. Perché lui rigenera il vento, no? Come i droni, la stessa cosa. Sì, esatto. In più lui ruota su se stesso, i droni no.
Lui è meno stabilizzato, no, del drone. Lui deve stabilizzare tutto su una pala sola. Invece noi ce ne abbiamo quattro che contrastano per terra. Che contrastano, che si contrastano per terra a vicenda tra di loro. Con le rotazioni di vento inverse, perché le eliche poi girano, non girano tutto allo stesso verso. Sì, ma qual è il concetto? Se lui perde potenza sulla palla de co- sull'elica de coda, incomincia a girare. Lo so. Ma gira potente, che non lo ferma più. Death roll. Poi manda a troll. Death roll. No, infatti io di tutto mi fido, ma dei ricotteri no, onestamente non mi fido. Bella! Certo, io non sono sicuramente un esperto di giroflow, perché anche questo ho cominciato a usare da poco. Però come potete notare in alto a destra o in alto a sinistra, in alto a destra il giroflow è spento e quindi il telaio è fermo, è tutto fermo. Invece la stabilizzazione che ho utilizzato io, la possiamo notare a sinistra, ogni tanto il frame praticamente compensa soltanto il roll, perché io ho dato un flow, diciamo, solamente sul roll, perché dandolo sulle altri assi comunque accento le vibrazioni invece di diminuirle, proprio perché non c'è una lettura corretta delle vibrazioni del telaio, quindi è inutilizzabile il file così com'è, bisogna metterlo per forza su una soft mount. Però comunque il risultato che sono riuscito a ottenere, perché comunque la build, anche se ha dei motori rovinati, delle eliche rovinate, comunque mi dà soddisfazioni, sono comunque soddisfatto. Quello che sono riuscito a fare col giroflow appunto è comunque aumentare quell'effetto di velocità sulle immagini a fuoco, cosa che sulla non stabilizzata si perde. Non so se riuscite a notarlo, perché logicamente la differenza è minima. Bene ragazzi, a presto, io vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace o un commento se non vi è piaciuto, io sarò contento lo stesso, e grazie, bella a tutti.